Buongiorno ragazzi e bentornati sotto il camper. Allora, oggi volevo parlarvi di una cosa importante. C'ho il tubo delle grigie un po' in mezzo alle scatole. Allora, volevo parlarvi di questa cosa qua. Allora, capita spesso, qui siamo, vediamo se così mi vedete, siamo sotto il camper subito dietro alle ruote posteriori. Capita, vediamo se così riesco, che le ruote posteriori girando tirino su acqua, d'accordo? E l'acqua dove va a colpire? Va a colpire esattamente questa zona qui, perfetto. A lungo andare, con gli anni, la parte del pavimento qua sotto tende a rovinarsi. Che cosa sto facendo io? Allora, ho tolto via parte, guardate, di questa roba che vedete come si era tutta imbarcata, ok? Perché aveva chiaramente assorbito acqua, lasciando asciugare tutta la parte. Adesso ho rifatto tutta questa pannellatura, è un 90 cm per 40 più o meno, e quindi abbiamo, aspetta che vi faccio così, abbiamo rinforzato tutta questa parte. Ora che cosa dobbiamo fare? Andiamo a mettere la gomma liquida, la andiamo a spargere in modo da coibentare bene questa parte, ma non è finita qua, vi ripasso. Non è che mettendo la gomma liquida abbiamo risolto, cioè, sì, abbiamo risolto, però siccome io sono per i lavori eterni, cioè i lavori resistenti e robusti, che cosa voglio fare? Voglio applicare qui, ok, una gomma paraschizzi che mi venga più o meno qua, in modo che eviti per quanto più possibile che l'acqua continui a cadere, d'accordo? Adesso non so come fare, vi metto da qualche parte che non so neanche io dove, e cominciamo a fare la stesura della gomma liquida, così la vediamo. Parto dal fondo che forse la vediamo meglio. Allora, io non so bene cosa verrà fuori, però allora, fondamentalmente la gomma liquida io l'ho già agitata, quindi sono già pronto a stenderla, d'accordo? Si attacca, come vedete, in una maniera fantastica e la cosa è meravigliosa. Non importa neanche tanto che la tirate, perché di fatto si attacca proprio come se fosse gomma, ok? Perfetto. Allora, chiaramente andiamo a coibentare per quanto possibile tutta questa parte in modo da renderla molto molto solida. Sempre i lavori comodi. Allora, vi accendo anche un po' la luce, così vedete il mio faccione meglio. Allora, a mio avviso neanche c'è bisogno di dare la seconda mano, cioè la gomma liquida è veramente spessa, fatto questo risultato, d'accordo? Quindi, ok, abbiamo assolutamente coibentato questa parte che è, scusate un momento, mi scappate di mano. Allora, che è fondamentale perché, ripeto, siamo dietro alle ruote posteriori. Allora, fatta questo lavoro, che di fatto abbiamo irrobustito il camper, ottimo, però io vorrei anche risolverla definitivamente la questione. Come la risolviamo? Come vi ho detto, troveremo un pezzo di gomma da attaccare qui, un paraspruzzi, e lo attaccheremo qua, fissato anche qui, in modo che eviti il più possibile di buttare su ulteriore acqua, d'accordo? Chiaramente ragazzi, se volete fare questa cosa, fate la parte di rinforzo sia da questo lato che da quell'altro. Tempo di lavorazione, guarda, un'oretta tra taglia, sagoma, avvita e tutto il resto. Ho preso fra l'altro delle viti bronzate, perché non me ne frega niente, sono coperte dalla gomma, quindi non è un problema. Spero ragazzi di esservi stato di aiuto, perché io sono scomodissimo
Basta, se avete domande fatemele, ora do al volo qualche ritocchino in qua e là con la gomma liquida e anche questo lavoro l'abbiamo finito. Ragazzi, alla prossima! They say you don't gotta go home, but you can't stay here.